le mangia spesso le patatine? Purtroppo sì. Purtroppo perché fanno male, fanno ingrassare, però sono buonissime. 2-3 volte alla settimana. Un pacchetto intero? No, ma i pacchettini piccolini. Voi lo sapete che cosa c'è spesso dentro le patatine fritte? No. E già, quando le mangiamo pensiamo che siano semplicemente delle patate fritte, come quelle che facciamo a casa. Ma cosa si nasconde veramente nelle patatine? Farina di patate, poi della fecola di patate, siero di latte, farina di mais, dello zucchero, l'estratto di lievito, gli aromi e poi il sale. Questa amalgama viene poi cotta a una temperatura di 180 gradi. In questo caso, tra gli ingredienti, la patata non c'è. Se quindi in molti casi nelle patatine è assente l'ingrediente che dà nome al prodotto, il loro gusto è comunque assicurato dagli aromi e soprattutto da tanto sale. L'eccesso di sale, appunto, è il motivo per cui non riusciamo a smettere di mangiare una patatina dietro l'altra. È un po' come se mangiassimo delle cucchiaiate di sale? Esatto, almeno un paio di cucchiai di sale in 100 grammi di patatine. E poi per renderle croccanti ci sono i grassi saturi e gli additivi che le trasformano in qualcosa di assolutamente irresistibile. Forse per questo continuiamo a mangiarle, anche se ci fanno male. Le mangia? Devono togliermele davanti, direttamente.